per la foresta. No, ormai sono spacciato. Mi hai preso qualcuno di te. Ce n'era uno che avrei potuto risparmiare, ma non ne valeva la pena. Sì, uno di loro si è arreso. Ma i capi stavano guardando e ho dovuto consegnarlo vivo. Mi portano alla vecchia prigione. Sentito? Vado a vedere. Sono nella merda. Nella merda fino al collo. Ho rovistato un po' in giro per salvarmi qualche file e nella posta ho trovato una conversazione riservata. Parlavano di me. E ho il sospetto che volessero io la trovassi. Il capo della sicurezza si è accorto che trafugo informazioni. Forse l'ha sempre saputo. Per ora si limitano a tenermi d'occhio. Vogliono scoprire a che gioco sto giocando. Vorrei fosse un gioco. Sto rischiando la pelle. Non avrei dovuto impicciarmi, sono stato stupido. Non so neanche più se questo canale è ancora sicuro. Forse sono già venuti a prenderti. Sono in piena paranoia. Questa Trinità è un'organizzazione enorme, sono ovunque. Più cose scopro, più mi rendo conto di aver fatto una cazzata colossale. Avevi ragione, lo ammetto. E spero tanto di potertelo dire di persona. I mercenari possono rastrellare quest'area. Noi dobbiamo tornare al campo. Lascia che finiscano loro. Roger, tutto a posto. D'accordo. Thank you.
Le guardie sono arrivate di notte. Lo sapevo. Uccidere il tecnico della squadra Echo non è stata una buona idea. Sapevo che non avrei dovuto, ma non ho potuto farne a meno. I discendenti non mi bastavano. Avevo bisogno di qualcosa di più. Mi hanno portato nella stanza senza finestre. Credevo di essere morto. Poi è apparso Constantine. Mi ha preso la testa tra le mani e mi ha sorriso. Mi ha detto che mi capiva, che un tempo anche lui era come me, e anche se ho commesso dei peccati c'è il perdono. Ero come un martello che non sapeva dove colpire, ma ha detto che mi posso salvare, che ho un'abilità speciale che deve solo essere affinata. La Trinità mi trasformerà in un'arma puntata nella giusta direzione. Ci è mancato davvero poco che mi mettessi a piangere. E gli baciassi i piedi. Diventerò finalmente ciò a cui sono stato destinato. Per la Trinità. Per Constantine. La decisione non dipende da lui, ma metterà una buona parola per entrambi. Poi ci sarà una specie di cerimonia di iniziazione. È tutto qui quello che può fare. Senti, alcuni di questi uomini hanno lavorato anni prima che la Trinità gli concedesse una promozione. Devi avere pazienza, non è solo una questione di rendimento. Tipo cosa? C'è una specie di giuramento e poi la cerimonia. Ha detto che presto lo scopriremo. Ah!
La Croft continua ad agire contro di noi. Qualcuno l'ha fomentata. Lord Croft era troppo privo di senso pratico per avere la giusta determinazione. Era un vigliacco. Sua figlia invece è diversa. Oggi stavo quasi per dare l'ordine che solo io avrei potuto uccidere la Croft. Temo che stia iniziando ad annebbiare la mia mente. Devo ricordarmi che l'obiettivo non è uccidere un altro Croft. L'obiettivo è la sorgente divina. Maledetta malattia. Mi sta rovinando il corpo e ora minaccia anche la mia mente. Continua ad addormentarmi. Continua a perdermi nei ricordi, nei pensieri del giorno in cui è morto Lord Croft. Di come il piano doveva cambiare, di come credetti che avevamo fallito. E prima di allora, i miei primi giorni con la Trinità. Ho imparato le storie segrete del mondo. Ho imparato che era nostro dovere salvarlo. E poi ancora più indietro nel tempo, fino alla mia infanzia. Io e Constantine. Potevamo fare affidamento solo l'uno sull'altra. Poi mi libero dai ricordi e torno al presente. Ho sempre fatto quello che doveva essere fatto. Sarà così anche questa volta. Ho valutato il nemico. Elias è morto a causa della mia testardaggine e mio padre non si vede da 2 giorni. Dobbiamo mettere insieme le forze per opporci alla Trinità, ma sembra che il colpo letale sia arrivato ancora prima dell'inizio della battaglia. La fede è la nostra armatura, ma a cosa serve contro un nemico che diventa più forte generazione dopo generazione? Se sopravviviamo questa volta, temo che i nostri figli non sopravvivranno alla prossima.